Il merge di Ethereum è avvenuto con successo. Ma ora che cosa succederà? Intanto Vitalik Buterin ha fatto un'importante affermazione. Secondo lui, in futuro Ethereum potrà processare 100.000 transazioni al secondo. Sicuramente più di Solana. Ma affinché questo accada, quali sono le sfide che Ethereum dovrà superare? Tra poco le vedremo. Nel frattempo Polygon sta facendo strage e sta mettendo in saccoccia importanti partnership. Questa volta il turno è toccato a Starbucks. Ma che cosa bolle in pentola fra Polygon e Starbucks? Vi ricordate di Dukwon e del crollo della stablecoin Terra UST? Ecco, dovete sapere che i poliziotti sudcoreani sono andati a cercare a casa il fondatore, però questa volta con un mandato d'arresto. Intanto il mercato ribassista continua a far paura e mentre le cripto a più alta capitalizzazione sono sotto da inizio anno di oltre 60%, il settore web 3.0 sta facendo passi da gigante. BNB Chain e Google Cloud hanno stretto un'importante partnership per costruire qualcosa di molto importante. Ma di che cosa si tratta? Tra poco lo vedremo. Intanto Cardano non vuole rimanere nell'ombra, anzi ha intenzione di espandersi sempre di più. E per il 22 settembre è previsto un importante aggiornamento. Ma di che cosa si tratta? Anche di questo ne parleremo tra poco. Ciao a tutti, io mi chiamo Dumitru e questo è tutto sulle cripto, ovvero la serie settimanale dove parliamo delle ultime notizie dal mondo delle criptovalute. Anche per oggi ho un bel po' di informazioni da rivelarvi, quindi non perdiamo tempo e partiamo subito con le news. Però prima di iniziare mi raccomando, fammi sapere con un like se ti piace questa serie, così da essere sicuro che alla mia community piace e così posso continuare a portarvi questa tipologia di video. Iniziamo. Il 15 settembre è stato fatto un piccolo pezzo di storia. Il merge è stato completato con successo. Ora la validazione dei blocchi avviene con il sistema di consenso Proof of Stake invece che Proof of Work. Secondo l'Ethereum Foundation, ora il network di Ethereum consuma il 99,95% in meno rispetto a prima, poiché il mining è scomparso e di conseguenza i consumi si sono praticamente azzerati. Vitalik Buterin ha detto che in futuro Ethereum potrebbe processare addirittura 100.000 transazioni al secondo, però affinché ciò accada sarà necessario che Ethereum superi tutta una serie di sfide, ovvero il demerge che è stato superato con successo, ma poi ci sarà il deverge, desurge, desplurge, depurge, insomma un sacco di passaggi e un sacco di lavoro per gli sviluppatori. Quindi affinché si riesca a sfondare questo tipo di traguardo sarà necessario aspettare ancora un bel po', perché la strada è piuttosto lunga. Vi ricordate il fondatore di Terra Luna, Dukwon? Ecco, dovete sapere che le autorità sudcoreane sono andate a cercarlo a casa. Questa volta però con un mandato d'arresto. Infatti hanno emesso questo mandato per lui e per altre 5 persone per aver violato le regole dei mercati e per altre motivazioni di natura finanziaria. Terraform Labs è l'emittente della stablecoin Terra UST e della criptovaluta Luna, che come sappiamo qualche mese fa valeva 40 miliardi di capitalizzazione ed era una delle cripto maggiormente apprezzate dagli investitori. Però dopo il suo grosso crollo ha portato l'industria delle cripto in una fossa e soprattutto l'ha messa in grosse difficoltà, facendo fallire anche importanti player nel settore come ad esempio l'hedge fund Three Arrows Capital. BNB Chain e Google Cloud hanno stretto un'importante partnership. Ma con quale scopo? Beh, per dare un aiuto nella fase iniziale a tutte le startup che operano nel settore blockchain e web 3.0. Infatti, grazie a questa nuova collaborazione, i progetti che si appoggiano sulla blockchain di Binance potranno fare affidamento sull'infrastruttura solida, scalabile e open source di Google Cloud. Ci sono circa 1300 applicazioni decentralizzate sulla blockchain di Binance, che ora potranno avvalersi degli strumenti di Google Cloud per la crittografia dei dati oppure per l'analisi dei dati in tempo reale. Sicuramente questo rappresenta il primo passo e la prima risposta da parte del colosso di Mountain View dopo che Facebook ha deciso di mettere in campo tutte le proprie forze per creare un grosso ecosistema nel web 3.0.
Web3 sta guadagnando così tanto successo a livello planetario che Starbucks non può rimanerne fuori. Così ha chiesto aiuto a Polygon per lanciare un nuovo programma fedeltà. Infatti, grazie a questo nuovo programma fedeltà Starbucks Rewards, i suoi membri, nonché i suoi partner, cioè i dipendenti negli Stati Uniti, potranno acquistare e guadagnare francobolli digitali collezionabili sotto forma di NFT. Questa esperienza in chiave Web3 verrà alimentata dalle commissioni molto basse di Polygon e dalle sue alte velocità di transazione. Ma quale vantaggio otterranno le persone che possederanno per appunto questi NFT? Innanzitutto potranno sbloccare delle attività coinvolgenti. Oltre a questo sbloccheranno merchandising unico, potranno partecipare a collaborazioni con importanti artisti. Inoltre parteciperanno anche ad eventi esclusivi. Ciascuno dei francobolli NFT di Starbucks avrà e conterrà al suo interno un certo numero di punti. Più punti ci saranno, più raro sarà quel francobollo. Uno dei più agguerriti competitor di Ethereum rimane tuttora Cardano. Cardano di recente ha festeggiato il suo grande traguardo di 50 milioni di transazioni. Pensate che 920.000 di queste sono state registrate negli ultimi 15 giorni. Questo ti fa capire come Cardano si sta muovendo verso l'alto, si sta espandendo sempre di più, mostrando segnali positivi. Comunque a breve ci sarà un importante aggiornamento per Cardano, fissato per il 22 settembre e chiamato Hard Fork Vessel. Il cofondatore Hoskinson ha affermato che dopo l'aggiornamento Cardano continuerà a evolversi sempre di più, diventando sempre più utile e soprattutto scalabile. Nonostante questo progetto sia sotto del 60% all'incirca da inizio anno, continua a mostrare dei chiari segnali che vuole espandersi sempre di più. Quindi per il futuro probabilmente promette piuttosto bene. Chiaramente lo seguiremo in tutti i suoi futuri aggiornamenti. E queste, ragazzi, sono state 5 notizie importanti arrivate dal mondo cripto negli ultimi giorni. Come sempre, fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto e soprattutto se apprezzate questa serie. Grazie per la visione e ci vediamo. Ciao!